Tera, conosciuta oggi con il nome di Santorini, è la più meridionale delle isole Cicladi. Si trova a circa 200 miglia dal porto del Pireo e 60 miglia da Creta. L'isola di Tera è il risultato di una continua attività vulcanica che iniziò circa 1,5 milioni di anni fa e che continua ancora oggi. In seguito a questa attività, una caldera vulcanica si formò circa 18.000 anni prima di Cristo. Oggi la caldera è un unico straordinario museo stratigrafico che offre l'intera sequenza delle fasi della storia geologica di Tera. Verso la metà del secondo millennio avanti Cristo, una delle più impressionanti eruzioni vulcaniche della storia frammentò l'isola di Tera, cambiò la forma della caldera e la seppellì sotto spessi strati di pomice e pozzolana. Nel sud-est dell'isola, a partire dal quinto millennio avanti Cristo, prosperava una comunità di pescatori, agricoltori e commercianti raccolti nell'insediamento di Acrotiri. Dall'iniziale villaggio neolitico, Acrotiri si era sviluppata, anche grazie alla felice posizione geografica che dava riparo alle primitive imbarcazioni, fino a divenire il centro degli scambi fra le isole del nord dell'Egeo, la terraferma e la grande isola di Creta. La devastante eruzione seppellì Acrotiri nel momento in cui aveva raggiunto l'apice del suo sviluppo e, paradossalmente, ne preservò edifici, pitture murali e manufatti. Ad oggi non si conosce l'ampiezza totale dell'area sulla quale sorgeva la città preistorica. Si stima tuttavia che l'antica Acrotiri, visitabile all'interno del parco archeologico, sia solamente una piccola parte dell'antico centro urbano. Oggi il sito archeologico ci regala l'emozionante opportunità di osservare una fotografia dell'antico insediamento. Improvvisamente possiamo ammirare palazzi di più piani, costruiti più di 3.500 anni fa, e immaginare un'antichissima città indaffarata, vivace, chiassosa e colorata. Colorata per i vestiti delle donne che circolavano per le strade. Colorata per le pitture murali delle case che si potevano intravedere dalle finestre aperte. Gli scavi del sito archeologico di Acrotiri iniziarono nel 1967 sotto la direzione dell'archeologo Spiridon Marinatos e continuano ancora oggi. Marinatos, anche sulla base di alcune ricerche condotte nella seconda metà dell'Ottocento dalla scuola francese di Atene e successivamente dall'Istituto Archeologico Germanico, individuò l'area dello scavo all'interno di una pianura adatta alle coltivazioni. La grande eruzione fu probabilmente preceduta da un fortissimo terremoto. Gli abitanti lasciarono quindi le proprie abitazioni distrutte o danneggiate e probabilmente si rifugiarono temporaneamente nelle campagne circostanti. Quando la situazione sembrò tornare più tranquilla, gli abitanti di Acrotiri tornarono in città per riorganizzare la loro vita. Il lavoro degli archeologi ha messo in evidenza come, dopo il terremoto, gli abitanti tornati al loro insediamento iniziassero subito a ricostruire abitazioni e magazzini. I lavori di rimozione delle macerie e di ricostruzione della città erano in corso quando, al massimo poche settimane dopo il terremoto, iniziò la terribile eruzione del vulcano. Gli abitanti di Acrotiri tornati in città fuggirono nuovamente immediatamente. Questo spiegherebbe perché non siano state trovate vittime sotto lo strato dei depositi vulcanici. Il luogo verso il quale fuggirono rimane ad oggi sconosciuto. Sotto gli strati di pomice e pietre eruttati dal vulcano, gli archeologi non hanno ritrovato ad oggi resti di esseri umani. Hanno invece trovato meravigliose testimonianze di ciò che gli abitanti di Acrotiri lasciarono in città. È il caso delle tre stanze,
che Spiridon Marinatos denominò il magazzino dei Pitoi, perché conteneva all'interno numerosissimi grandi vasi, finemente decorati, usati come contenitori, appunto Pitoi, in italiano orci o giare. Uno dei luoghi più conosciuti e riconoscibili del sito archeologico di Acrotiri è la piazza triangolare, sulla quale si affacciano edifici molto ben conservati che ne delimitano la superficie. Sulla piazza triangolare si affaccia la Casa Ovest, un palazzo indipendente situato al centro dell'area occidentale degli scavi. Il pianterreno ospitava un impianto di macinazione per la lavorazione dei cibi, mentre gli altri ambienti, pieni di utensili, di ceramica o pietra, erano usati come magazzini e laboratorio. Al piano superiore, una grande finestra sopra l'entrata garantiva sufficiente luce ai numerosi telai, che probabilmente erano presenti in questa stanza, come ipotizzabile dal ritrovamento di centinaia di pesi da telaio. Nelle stanze private della casa, gli archeologi hanno ritrovato stupende pitture parietali. Fra una finestra e l'altra di una grande stanza, i cosiddetti pescatori. Sulla parete accanto, una fanciulla detta la sacerdotessa teneva in mano un bruciatore per l'incenso. Sopra le finestre e le altre aperture sulle pareti correvano dei fregi in miniatura, raffiguranti la baia dell'isola affollata di navi. Con i cittadini ad osservare affacciati alle proprie abitazioni. Il corso di un fiume, con particolari di vegetazione ed animali di ambiente subtropicale. Ed ancora una meravigliosa e complessa rappresentazione di un'assemblea di cittadini su di una collina. Donne che attingono acqua da una fontana, un gregge condotto nel recinto, soldati che prendono terra e più in basso la raffigurazione di un naufragio su una costa rocciosa con le vittime nell'attimo in cui cadono in mare. Nella stanza accanto c'era un angolo dedicato al bagno. A decorare i muri alcune pitture probabilmente ispirate alle cabine di poppa delle stesse navi raffigurate nei fregi in miniatura poco distanti. Nello stesso ambiente, una pittura a imitazione di una finestra aperta con un grande vaso di gigli sul davanzale. Dal bagno di ciascuna abitazione partiva un sistema fognario che, raggiungendo anche i piani più elevati delle abitazioni, ci fa oggi riflettere sull'elevato grado di conoscenze tecniche raggiunto dagli antichi abitanti di Acrotiri. Sulla strada principale, chiamata Telchines, troviamo un edificio che, sulla base dei reperti ritrovati, molto probabilmente era adibito a mulino. Due buchi nel muro, uno su ogni lato della finestra all'altezza dell'architrave, si suppone servissero a inserire delle travi per una progettata piccola tettoia o per una tenda. Questo elemento, insieme alle centinaia di vasi in terracotta ordinati per categoria trovati all'interno, a un gruppo di vasi importati e ai piatti di bronzo di una bilancia, rafforzano l'ipotesi che questa parte della casa fosse un emporio
le cui grandi finestre servivano da bancone. Molti oggetti e utensili sono stati trovati all'interno delle case e delle stanze dell'antica Akrotiri. L'impronta lasciata da un tavolo di eccezionale fattura lavorato nel legno, recuperata con la tecnica dei calchi in gesso. Tra gli oggetti per cucinare, forni portatili per cuocere e coppie di alari per grigliare la carne su piccoli spiedini. All'interno di vari edifici sono state trovate moltissime pitture parietali. Arrivando al confine sud-occidentale dell'attuale sito archeologico, si trova l'imponente edificio denominato Xeste III, che probabilmente sorgeva vicino alla linea costiera prima dell'eruzione. Era una casa di tre piani con più di 35 stanze e una superficie totale stimata in 535 metri quadri. Un piccolo cortile con una panca costruita fuori dall'entrata costituisce una rarità per l'antica Akrotiri. Le pitture parietali ritrovate fra le rovine di Xeste III appartenevano a tutti i diversi piani della casa e formano un insieme unico nel mondo egeo, sia in termini di qualità artistica che in tema di soggetti iconografici. Le pitture sembrano fornire una inesauribile fonte di informazioni sulle attività e i costumi degli abitanti di Akrotiri, le acconciature, gli abbigliamenti e i gioielli. Le pitture di questa casa rappresentavano riti di passaggio o di iniziazione. Qui, raccoglitrici di zafferano sono raffigurate all'interno di un paesaggio montuoso. Tra di loro, una donna adulta istruisce una ragazza sull'arte di raccogliere i preziosi stami. Un'altra giovane nubile tiene un cestino sulla spalla e va verso la dea della natura. Qui, infatti, la dea della natura, o Potnia, riceve gli stami di zafferano raccolti per lei dalle donne. Questa è la parte più suggestiva della pittura parietale ed è forse la prima indiscutibile rappresentazione della divinità in forma umana in tutta l'arte egea. La dea seduta su di un piedistallo viene servita da una scimmia blu ed è sorvegliata da un grifone mentre riceve le offerte dei preziosi stami che le raccoglitrici svuotano dai propri cestini nel largo recipiente postole davanti. Abbiamo osservato alcune brevi immagini di preziosi ritrovamenti di una città che vide il suo massimo splendore 3500 anni fa. Nessuno sa con certezza quanta ricchezza sia ancora seppellita sotto le fertili pianure vulcaniche dell'isola.